Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita. Non me l'aspettavo, ma sono riuscito a crearmi il mio personaggio. Guardate, è identico, è fighissimo, abbiamo pure gli occhiali. Non voglio essere né una superstar, non voglio essere un genio, non voglio essere un animale da festa, non voglio essere un romantico, e sono davvero, davvero, davvero la cosa più lontana dall'essere una persona socievole, quindi voglio diventare ricco sfondato. Ed ovviamente scegliamo il nostro canale di moda. Ma non posso farlo, quindi andrò su Igenflay. Che schifo. Allora, io sono Marcus Grande, signore e signori, benvenuti in questo primo video di YouTuber Life. Me l'avete chiesto in tanti ed eccolo qua, l'ho comprato, non costava tanto quei saldi di Steam. Mi avete detto che è molto simile a GameTev Tycoon, o come cacchio si pronuncia, quindi eccoci qua. Laggiù c'è una testa che si muove, ho molta paura. Ho appena scoperto che questo poveraccio non può uscire dalla sua camera, è tipo stato segregato da quell'oscura signora laggiù, ma che cosa? D'accordo, seguendo il tutorial facciamo, scegliamo un gioco, e abbiamo Empire Planet, davvero? Ok, possiamo fare un gameplay, inizia video. Ho impostato la mia postazione, che in realtà non c'ha niente di che, bassa risoluzione, senza filtro, monodirezionale. Facciamo cagare, chi è che guarderebbe un gameplay del genere? Empire Planet livello gameplay 1 e ci mettiamo a registrare, che è quello che sto facendo io, quindi questo è un po' un Inceptions. Ok, ci sono delle fasi del gameplay a cui io devo associare delle reazioni, quindi posso mettere un'espressione felice che mi costa 2 punti lampadina, va bene? E adesso schermata di gioco, commento sarcastico, commento divertente o commento commento non divertente. Chi è che farebbe un commento non divertente? Io. Adesso abbiamo questi valori qui, facciamo prossimo e Final Premiere Light addirittura, che devo fare? Dobbiamo prendere queste cose e metterle qui, credo nel miglior incastro possibile. E come potete vedere fanno schifo. In più possiamo aggiungere degli effetti. Noi abbiamo 0 di questo, io aggiungerei questo così senza... E poi questo, sì, abbiamo 3, 2, 3, 2, 3. E dai, processiamo, vediamo che succede. 46 di interesse, 5 di contenuti, 5 di qualità video, 3 di editing. Copione! Ma scrivi sceneggiatura, non copione! Pubblichiamo il nostro video e andiamo a caricarlo. Devo studiare, anche qui devo studiare, come si studia? Cliccando sulla porta si studia, ragazzi, quindi voi quando dovete dare un esame anche all'università andate a cliccare sulle vostre porte e il tempo passa molto velocemente e avrete studiato. Ah, intanto si sta caricando, ha renderizzato e sta caricando, dai. Fermi tutti, posso fare acquisti su internet, questo è fighissimo, c'è Amazon Gone, no davvero davvero, che figo, posso comprare i giochi. Compriamo Half-Life 2. però non è di tendenza. Che cos'è di tendenza? League of Giants, ragazzi. Compriamo League of Giants. Che figo! Ha fatto benissimo questo. E abbiamo acquistato League of Giants. Che cazzo te urli? Un pacco si è teletrasportato? Mangia, voglio mangiare il pacco, no? Ok, e il gioco va qui. Quindi io vado a scegliere il gioco. Allora, vediamo se ho capito. Scherma dei giochi, tu e lei ti hanno tradito, quindi sguardo assassino. No, va bene. Schermata di caricamento interattiva, commento divertente. Neanche. Ragazzi, non so fare lo youtuber. Davvero, non so farlo. Per assurdo, non so farlo. Oh mio Dio, quanti brutti rossi e quanti brutti... facciamo così, non lo so. Badabim e basta perché non c'ho punti rendering. Abbiamo livellato, posso anche rifiutare il video, ma io lo carico lo stesso. Perché un po' di monnezza ci deve stare su un canale gameplay, altrimenti non è un canale gameplay. La vita di questo tizio non sembra molto interessante perché oltre a pubblicare video che ogni tanto ci generano... Il mio primo dollaro! Fermi! 92, 94, 95, League of Giants ci ha dato un dollarone importante. Perché mi stanno scendendo le idee? Oh mio Dio, mia madre, cosa vuole? Signora se ne... No, ma ho studiato. Oddio, questa le toglie il computer. Okay. E mi dice che posso lavorare. Posso consegnare i giornali per 30 dollari. Cazzo, ci vado adesso. Cioè, smetto di fare youtuber, vado a consegnare i giornali. 4 ore, 30 dollari. Dai, andiamo a consegnare i giornali. E il povero pupo ha lavorato troppo e deve andare a dormire. Quindi ho scoperto che le idee per i video, quelle delle carte, calano con il cibo. Chi è questa? Ah, voglio fare un video di me che gioco, ma non so come registrarlo o montarlo. Questa è deficiente, scusa. Sei una cretina. Richiesta da un'amica. Va bene, vieni qua. Ho raggiunto il livello 2. Nuovo livello, puoi sbloccare la lampadina, abilità, videoclip ed altri oggetti dal negozio. Previ la tua barra dell'esperienza per vedere che non...
Allora, la gnoccozza ci ha detto di farle un video gameplay. Non capisco il senso, ma va bene, su un gioco di merda. Mystic 5, End of Season. Dovrebbe pagarci in natura, ha detto. Allora, saluto con la mano. Così. Buono, buono saluto con la mano, quindi divertente all'inizio. Caricamento con avviso, io prima ho fatto un commento serio. Mettiamo un commento divertente? No, perché no? Se c'è una fase noiosa, metti un commento divertente. Te lo devo spiegare io. Che cazzo l'ha fatto a questo gioco? Eh? Hai sbloccato l'archivians, quindi urlo celebrativo. Oh, almeno un pochino di logica ce l'abbiamo. Ignori quasi perfetto, attenzione, quasi perfetto. Il nostro video, la nostra abilità sta crescendo molteplicitamente. E questo lo pubblichiamo. Andiamo a leggere, promuovi. Col passaparola? Oh. Ah, no, io volevo leggere i commenti. Leggi i commenti. I video di gameplay di League of Giants generano molto interesse ora. Ma come parli? Ho amato questo video di gameplay di League of Legends. Davvero interessante. League of Legends è il miglior gioco che abbia mai giocato. È molto di moda ora. Chi ha editato questo video? Ah, ah, è così brutto. Oddio, sembra un commento di YouTube, raga. Stavo aspettando il tuo primo video di HAL PC. Eh? Abbiamo sbloccato saluto figo. Tipo, bella! Tutti ragazzi, sono troppo vecchio per queste cose. Andiamo a dormire, va. Attenzione, col livello 2 ci ha sbloccato Idea Clothing Shop PC Worlds. Numero massimo di lampadine aumentato di 3. Nuove carte, quella che abbiamo visto. E la possibilità, come era appunto, di promuovere il nostro video. Grazie di questo pop-up molto utile. Però se lo mettevi un pochino più al centro invece della giovane. Attenzione, è arrivata la super gnoccola. Richiesta da un'amica, grazie. Sì, no, dove vai? Dove vai? Fermati! Il sesso? Cioè, scusa, l'abbiamo fatto per la gloria? Ah no, ci ha dato un po' di soldi. Vai alla convention, ottieni 100 euro e la tua conferma col telefono. Che brutto telefono, signori. Data dell'esame, oh mio Dio. Ragazzi, sono impreparatissimo. Accidenti, mi toglie il computer e quindi c'è il game over. Attenzione, patafrolli, ho un talento. Ogni livello dispare, quindi ogni 3, 5, 7 prendo un punto talento che posso spenderlo nel bonus per i giochi casual, quindi tipo diventi PewDiePie, oppure per fare le prime impressioni. Questo è carino, questo è davvero carino. Vogliamo fare il gameplayer serio? Loquacità. Oppure quello gameplayeroso? Gameplayeroso. Che è? Perché mia madre mi abbraccia? Cosa vuoi? Hai studiato molto questa settimana, bravo, grazie babba, sono felice che non sei venuto a rompermi il cazzo. Avvertimento. Allora, io ho fatto un nuovo video, ma il mio computer si è rotto. Ok, no, il computer semplicemente c'ha un ciclo vitale che scende. Devo ripararti, $20, cioè 4 ore del mio lavoro. Chi è? Oh mio Dio, che paura. Un tecnico, salve! Signore, è mezzanotte, se ne vada. Ok, il mio PC è pronto. Ed è venuto il momento di aggiornare il nostro computerino per aumentare i punti di rendering, come dice. Quindi andiamo su PC World. Oh mio Dio, quanto costa la roba! $16 per una tastiera, ci dà 2 punti, uno in più, niente male. 90, questo è tanto. Mouse ci dà un punto in più. Telecamera ci dà un punto in più. Microfono ci dà 2 punti in più, niente bad. $80, li portacci tua. Sono arrivati tutti i pacchi e adesso la nostra postazione è ben diversa. Prima era davvero super caccamo. Inoltre dovrei aver fatto un livelletto, però lui insiste che io debba fare acquisti. Ma non ho una lira. Davvero, ho 0 soldi. Facciamo acquisti da Idea. Compriamo un ventilatore, perché non funziona il ventilatore, vedete. Guardate. Ok, ho comprato un poster così lui è contentissimo. Intanto possiamo riprendere questi cosetti qui. Dobbiamo studiare, signori, altrimenti nostra madre ci caccia di casa e dopo dobbiamo andare a lavorare. A noi non ci piace lavorare. Vogliamo fare lo youtuber, che vi ricordo non è un lavoro. Signori, è successo il putiferio. Ho messo un attimo, mi sono bloccato un attimo per salutare Shifty che si era svegliata. E il computer è esploso. Il tizio me lo sono ritrovato senza fame e senza cibo. È andato a fare l'esame di notte. E tua madre però ti ha ringraziato perché ha studiato bene. Vediamo un po' com'è andato. Una B meno non è male. Sono sicuro che puoi fare $25. Ma sei una burciara. Cioè, passi tutto il giorno a pulire sta cazzo di mento, smenzo le vote. E vediamo, guarda il PC che prende fuoco. Qui un gioco. Cioè, ragazzi, davvero, voglio morire. Vuole mia madre. Perché mia madre mi guarda a dormire? Mi inquieta sta cosa. Cosa vuoi? Sono andato a studiare adesso. Ma sono andato a studiare adesso. Oddio, che madre petulante. Yeah. Cosa?
Ah, ok, va bene. Ragazzi, compriamo Counter Strike, che sembra un gioco valido. Arriva solo in 4 ore e 50. Ammazza il servizio che c'ha Amazing. Ed è notte. Perché? Perché? Ok, registriamo un video su Counter Strike. Facciamo un saluto figo. Bene. Poi vediamo se ho capito il senso del mio magari. Nel menu principale dobbiamo essere stupidi. Oppure serio. Commento serio. No, ho sbagliato. Ci capisco cazzo. Hai trovato un oggetto nascosto, quindi faccio un'espressione felice. Ma sei un idiota! Una cutscene. Commento sarcastico. Non so fare lo youtuber. Va bene. Ciao, sono tu vicino, posso prendere in prestito uno dei tuoi giochi? Va bene. Ma sei un figlio della merda, m'ha inculato e non ho intenzione di ridarmelo. Però prendo il 5% di iscritti. Ah, figlio della merda. Cioè 20... No, il mio gioco, quello che mi era più profittevole. Era il mio Clash of Clans, praticamente. Clash of tu nonna, là, come si chiama. Attenzione, signore e signori, perché è il giorno del grande evento videoludico dell'anno. Ho sbloccato un nuovo tipo di video incontrando alcuni fan che hanno bisogno di... i vlog. Attenzione. Allora, chi sei tu? Compra Mantendo, compra un gioco per Mantendo. Compra Mantendo Game Toy Color, ok? Sì, vorrei un prodotto esclusivo. Ottieni un punteggio di 1000 in uno dei giochi. Bla 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 bla. Come si fa? Così, si spara così. Bip, bip. Mamma mia, quanti ricordi, mi sento vecchio. Il potenziometro, Bene, bene. Spara, Marcus Crona, spara. A quanto siamo, Shifty? Di punteggio, in alto a destra. 610, dai che ce la facciamo. No, ho perso il bonus, va bene sti cacchi, ho preso quello. Muoio schifoso ladro, laido. Olle, quant'era? 2000 che dovevamo fare? Non mi ricordo, sì, ci siamo quasi, non morire Marcus Crona, non morire. Sì. Sì, beccate questo, 2000 signori. Ok, reclama il premio, signori. Lo vuoi a $50? Sì, mortacci tua. E compriamo un gioco per coso. Ragazzi, io non ho altri soldi, quindi direi di andarmene. Ma qui c'è la mia amica. Flirta, presto! No, non ci sta, ragazzi. Ci sta o non ci sta? No, non ci sta. Ed eccoci a casetta. Apriamo questo giuoco, ci siamo divertiti, l'appartamento è... Avrei più spazio, condividi appartamento con lei, dai che c'è scopa. Devo per forza andarmene con $170 che di cui 160 gli devo da lui. Vabbè signori, il gioco ci impone di trasferirci e quindi andiamo a vivere in appartamento per studenti con $80 di costo mensile. Però abbiamo una velocità quadrupla di upload, ma magari ce l'avessi io. Spazio di lavoro è sempre uno, la cucina la pago, quindi quando mangio pago io. Non devo studiare. Però c'ho i corsi e c'ho un inquilino. Trasferiamoci. Ciao mamma, così proprio. Io non ti ho detto niente. A una certa prende e me ne vado. Addio, grazie per tutto il pesce. Ed eccoci nella nostra nuova casa con il letto a sofà. Mi piace. La camera mi piace. Sì, perché non smetti di girare. Ok, grazie. Ho scoperto di poter fare davvero vivere facendo lo youtuber, quindi mi... sono dedicato interamente a questo e ho raggiunto i 50k, stiamo a 10.000. Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita. Signori, questa è YouTuber Life e noi ci vediamo alla prossima puntata. Lasciate un pollice in su, bella per voi.